Ciao ragazze e ciao ragazzi, come avete visto dal video, parliamo di alcune cose. Come avete visto dal video, penso che scriverò, mettiamo a posto qualche campioncino Yves Rocher, perché vedrete, avevo pensato e poi a fianco al titolo ho scritto: cosa pensate voi della vendita diretta in generale, cioè delle aziende di vendita diretta? Perché questo era un video che io volevo parlare proprio di questa cosa qua, ragazze, cioè che cosa voi pensate delle aziende, tutte le aziende in generale, cioè soprattutto ora che dopo il Covid ce ne sono una marea, ce ne sono una marea, non si capisce più niente, veramente ci sono una marea di cose. Dopo tanti giri che anche io ho fatto, ragazze, cercando, anche perché io vi dico una cosa, io per esempio non mi interessa fare la rete di un'azienda. Perché cioè, non sono portata, cioè io non sono proprio portata. A me, ragazze, mi piace vendere il prodotto. A me mi piace vendere il prodotto, mi piace avere il contatto con il pubblico, specialmente prima del Covid, perché io lavoravo sempre offline e con le aziende sempre più conosciute, perché tutte queste aziende che ci sono ora, non uscivano allo scoperto, cioè non si sentivano, si sono cominciate a sentire proprio perché noi siamo stati chiusi in casa. Allora, ragazze, io ho avuto delle esperienze non per le aziende. Ragazze, io dopo tutto questo tempo, ditemi la vostra opinione, perché è un bellissimo argomento questo. Però non so nemmeno talmente che sono restata basita su un sacco di cose. Non so nemmeno come spiegarvelo, ho capito soltanto due parole dopo tutte queste esperienze, ora che siano negative, positive, comunque ti insegnano qualche cosa, che non sono le aziende, non sono le aziende, sono le persone che stanno dentro che ci fanno parte di questo, che fanno parte dell'azienda. Perché uno parla dello sponsor, parla magari va a dire no, non mi trovo con questa azienda per il prodotto, perché è impossibile che in un'azienda ti possano piacere tutti i prodotti, è categoricamente impossibile. Magari ci sta una persona che è più allergica, quindi devi vedere il prodotto, ragazze, più naturale, più vegetale, però principalmente sono le persone, non sono queste povere aziende, sono le persone. Perché io, che per esempio vi faccio l'ultimo episodio che mi è successo, e sono contenta se la persona va a vedere il mio video, naturalmente non ci dico non, perché io non posso perdere il tempo con queste cose, però resti male, ragazze, si resta male, perché dici, prima di tutto, io, la mia colpa, ragazze, è che io sono molto socievole, chi mi conosce. E le mie amiche, quelle che conosco da anni, mi dicono: tu sei troppo socievole e sei senza malizia, perché quello è vero. Io sono senza la malizia, perché quando conosco una persona che è simpatica, che mi spiega, che mi fa, e poi dopo, il giorno dopo, ragazze, io mi trovo bloccata da tutte le parti. Questa cosa per dire soltanto: io non faccio la rete, voglio fare la vendita diretta e voglio fare l'autoconsumo. Allora, tutte le ragazze che fanno ora che stanno. Perciò vi ho detto: no, voglio sapere che cosa ne pensate di queste cose quando ci sono persone che vi bloccano senza i motivi. E soprattutto persone poi grandi, pure dell'età mia, quindi non sono delle ragazzine, magari la ragazzina non l'avrebbe mai fatto. E allora, scusa, io dove, con tanti codici di aziende, ragazze, voi lo sapete, fatemi questa domanda: c'è una legge nella vendita diretta che una persona non può fare vendita più di un'azienda? Posso capire se tieni la rete, posso capire tieni la rete, allora è normale, devi scegliere un'azienda, ma no che tu fai vendita diretta e allora devi fare per forza solo un'azienda. Oppure devi fare per forza la rete, oppure devi fare per forza, che ne so, la pagina Facebook dicendo: io sono impegnata, faccio altre cose. Io non lo so, non so che cosa ha fatto muovere questa ragazza al blocco da tutte le parti. Da tutte le parti, che ci voleva che veniva, essendo anche una persona della mia età, guarda, Anna. Io non lo posso, non voglio persone che non fanno la rete, quando poi anche lei fa altre aziende e quindi mi resto basita.
Cioè, resto basita. E quindi, ragazze, che vi devo dire? Non lo so, andiamo avanti. Dopo tutte queste belle esperienze, ragazze, perché io ve le sto mettendo mentre faccio anche il video della Yves Rocher, perché se no, così vedete più cose. Dopo tutte queste esperienze, cambia una e non ti trovi per un motivo, e quell'altro il team non ti trovi, e quell'altra così, e quell'altra così, io sono stanca, vi dico la verità. Di tutte le aziende che non sono più quelle lì non conosciute. Mi dispiace perché questa cosa mi era successa con un'azienda italiana, perché le persone sono libere di fare quello che vogliono. Se io domani mattina, ditemi se io ho torto. No, Anna, devi fare per forza la rete di un'azienda. Ma perché se io sono una venditrice soltanto, non ho capito. Non posso perché ragazze, io fra poco non vi porto un'azienda di detersivi. Questa azienda farà solo i detersivi e non è Goccia, perché ci sta pure Goccia, però non mi piace. Invece questa è un'azienda che è uscita da 3 mesi circa, è italiana, completamente italiana, e vende i detersivi, basta. Quindi io da oggi in poi ho chiuso con tutte queste vendite dirette, ma no per le aziende, perché le aziende sono, non c'entrano niente queste aziende. Ragazze, è come se voi... Allora, sentitemi a me, io vado dentro al negozio, entro dentro alla profumeria e trovo una commessa super antipatica. Oppure, per esempio, la commessa che prima dice: guarda com'è bella questa crema, è adatta a te, senza i brutti ingredienti. Poi vai a casa e vedi che gli ingredienti magari non te li sei controllati là. Quindi tu che cosa hai fatto in quel momento? Ti sei fidata di quella persona? Cioè, ragazze, io vi posso dire solo una cosa. Quando le persone vogliono fare la rete e dicono a livello di network, questa è una cosa sbagliatissima. Dire, e io ho fatto un sacco di corsi anche di network famose su Facebook, Luisa per esempio. Non dovete dire io inserisco soltanto chi vuole fare la rete, e lo sapete perché? Perché se tu inserisci solo a quella che vuole fare la rete, ricordatevi che il pilastro lo mantiene la venditrice, quella che vende. Quindi se io perciò sono arrabbiata, perché ragazzi, io vi giuro, non me lo immaginavo da una persona coetanea a me, ma non me l'hanno fatto. Allora tutte le ragazze che io avevo scritto con gli altri codici, che erano pure più piccoline, mi dovevano bloccare da tutte le parti. La persona che ti blocca e ti leva l'amicizia perché non hai fatto la sua azienda, vuol dire che non ti so dire perché, che cosa gli sia scattato a questa persona. Perché se io ti incontro su Facebook, le network devono essere amiche. Perché se a me mi blocca Pinco Pallina, che fa un'altra azienda, e io sto su Facebook e la tengo in amicizia, quella ragazza, se mi è simpatica, se è una brava, cioè se è brava, io la posso anche condividere quella ragazza. Non è che io faccio Yves Rocher, non ti vengo a condividere a te che fai un'altra azienda, ma devi essere una network coerente. No, che fai bello e buono senza venirmi in privato, perché che ci voleva a dire? Guarda, Anna, io inserisco solo delle persone che fanno la rete. E vi dicevo, è sbagliato, perché tutti sono indispensabili, tutti sono utili, ma indispensabile, ragazze, è il venditore, perché se tu non tieni sotto una persona che ti vende, si sfracella tutta la rete. Cioè, non potete fare solo io inserisco, io inserisco, io inserisco, io inserisco. E le venditrici, inserirle chi deve fare la rete, ragazze, è fondamentale. Io sto arrabbiata perché è normale, non me l'aspettavo una. E poi dite, e chi ci va di mezzo? L'azienda sopra. L'azienda sopra. E quindi no, ragazze, io mi dovevo sfogare, lo dovevo dire questa cosa. Lo dovevo dire, se intanto i nomi non si fanno, tanto se vedrà il video lo sa chi è, mi ha cancellato da tutte le parti, e quindi può essere pure che mi ha tolto il seguito da YouTube, quindi non lo vedrà. È assurdo, perché che ci voleva dire? Guarda, Anna, io voglio solo persone che lavorano con la rete, ma poi non dire questa cosa, cioè non si è capito perché mi abbia bloccato, e quindi non esiste, perché poi è brutto, ragazze, stanno sporcando chi vuole fare questo lavoro. Allora a me non me ne frega, perché a me della rete non me ne frega proprio, perché a me io non devo inserire le persone, io devo vendere. E quindi, ragazze, prima di parlare
di questo qua, il video, fatemi sapere che cosa ne pensate voi di queste vendite dirette, del network. Secondo voi si agisce così, che io vengo vicino alla ragazza che fa questa azienda? No, tu devi fare per forza la rete, prima ti dice tutto, perché questo è successo, ragazze, che questa ragazza non aveva capito nulla. Da un orecchio c'era entrato e dall'altro orecchio c'era uscito che io non volevo fare la rete. Perché non è possibile una cosa del genere, che va a capire il sesto giorno. Che io non volevo fare la pagina Facebook, tutte queste cose qui. Ma se io ti ho detto non tengo tempo, faccio il canale, sono un articolista, quindi faccio gli articoli, devo fare altre cose. Cioè, non è che uno può fare solo una cosa, almeno che tu non tieni una rete, che la rete è difficile da seguire. E quindi, ragazze, ora chiudo questo capitolo delle aziende, mi vedrete soltanto e sempre con la Iveroshi, perché l'azienda che io ho fatto da quando tenevo l'età di 20 anni, non sono allergica, la gente comunque mi rivede di nuovo perché comunque mi acquista, anche se devo fare l'autoconsumo non ho problemi, tengo una capogruppo con un'upline esagerata. A proposito, ciao capogruppo, ciao capogruppo, ciao Lori. E quindi la mia upline sopra, è una cosa esagerata. E quindi, ragazze, ho chiuso a livello di cosmetica con quelle aziende. Vedrete poi l'azienda di detersivi, che io adoro proprio questo fatto di detersivi. E su questa azienda, che non faccio nomi perché, ragazze, è proprio inutile, su questa azienda arriva i detersivi, perciò io mi ero iscritta. E quindi abbiamo tagliato la testa al toro, perché è proprio detersivo. Allora, ragazze, infatti il mio video, ora direte: mamma mia Anna, come stavi arrabbiata? Ma è normale, io mi sveglio la domenica e mi trovo cancellata da tutte le parti senza che avevo fatto nulla. Ecco perché sporcano il network. Che peccato, perché veramente per alcune persone, perché non sono tutte portate per fare questo lavoro. Io ve lo dico, ragazze, io per la rete non sono portata, perché se vedo delle cose del genere, è assurdo. Quindi meglio, secondo me, perciò io dico, io per me quelle che saranno sempre a vita come aziende saranno i Rocher e Avon, quelle che ci sono sempre esistite, punto. Mamma mia, poi tutte le altre, ve l'ho detto, ragazzi, non sono le aziende poverine, queste aziende sono le persone che vengono, che stanno lì. È difficile, ragazze, trovare veramente delle persone sotto, perciò vedete ragazze che cambiano a destra e a sinistra. Ricordatevi, ve lo dico per esperienza personale, a volte non sono le ragazze che si impazziscono che cambiano le aziende, perché dovete vedere pure a chi acchiappano sotto. E quindi, ragazze, scusate, ma io mi dovevo sfogare. Mamma mia, io Lorena lo sapeva che dovevo fare questo video. Ah, mamma mia. Allora, ragazze, vi faccio. Mettiamo. Ora mettiamo a posto piano piano, ragazze. Ho un'infinità di prodotti per tutti. Perché, ragazze, vedete, da qua si vede che io uso questa azienda. Io tengo 40.000 prodotti della Yves Rocher. Ma perché non mi devo rifare un giro un'altra volta a livello di clienti? Poi tengo una bella capogruppo, tengo una bella upline. Quindi, ma perché? Allora, ragazzi, ora chiuso capitolo. Mamma mia, se ho parlato animatamente, perché, ragazze, mamma mia, io non me l'aspettavo proprio una cosa del genere. Magari mi aspettavo che da una persona matura dell'età mia, perché io così avrei fatto, avrei chiamato la persona e avrei detto: guarda, Anna, io non preferisco non seguirti, perché io voglio solo persone che lavorano nella rete. E ragazze, questa non è soltanto da questa ragazza che mi è capitato, perché ci sono, ma se voi andate a vedere le network, quelle lì che lo fanno per lavoro, dicono: è anche una persona che era stata detta sempre in precedenza, quando noi facciamo le Zoom, disse che lei l'errore maggiore che aveva fatto era quello di non reclutare chi voleva fare solo la vendita e anche autoconsumo solamente, perché un domani la persona non solo potrebbe ritornare, ma io che non faccio rete ti posso mandare le persone, perché io non faccio la rete. Se qualcuno, per esempio, che ne so, vuole fare per esempio ora la Yves Rocher, io vado dalla mia capogruppo.
Quindi state attenti a non fare questo errore chi fa le reti delle aziende. No, tu fai solo vendita, un ordine. Allora, perché? Allora mi avrebbero dovuto bloccare tutti i codici che tengo io. Invece io non sono stata bloccata. Questa è stata la prima volta che mi blocca una persona grande. Cioè, pure grande, ma nemmeno la ragazzina l'avrebbe fatto. Che ci voleva a dire? Guarda, io voglio solo prendere persone che fanno la rete, quando poi lei fa anche un'altra azienda. Quindi non è coerente una cosa del genere. Ma tu ne puoi fare pure 100 di aziende, perché vuol dire che sotto non tieni chissà che cosa. Ragazze, quando non si raggiungono dei livelli alti, è normale che uno può fare anche altre aziende. Tipo io, per esempio, ora mi metto a fare di nuovo la iBrochet, però faccio i detersivi. I brusceti nel detersivo? No, non lo tiene, magari tiene pure i detersivi. E quindi basta, mamma mia ragazze, infatti vi giuro, mi hanno mandato al manicomio non le aziende, le persone, le persone, che è una cosa assurda. Ecco, continuiamo a parlare, ora viene un video di un'ora, un video di un'ora, io lo sapevo. Allora ragazze, questi vi faccio vedere un'altra volta, ragazze, questi sono tutti verdi. Vabbè, lo sappiamo che sono tutti vegetali e poi ragazze, devono uscire prodotti nuovi. Questi erano delle confezioni che a me mi regalò Teresa. Ciao Terry, se vedi il video. Quindi tengo tutti questi piccoli campioncini che regalo magari alle mie, come si dice, alle clienti. Qua ragazzi, questi erano sempre dei Madonna, io perciò l'adoro poi la iBrochet, perché ragazzi noi teniamo 40.000 campioncini pure. Guardate questi, piano piano studiamo tutti. Questo era un video che era impossibile da fare in ASMR, ma ci sono video da fare con la iBrush in ASMR. Guardate questo, bello bello, questo me li regalò Teresa, tutte queste cose mi ricordo troppo bene. Ragazze, vedete le scadenze dei campioncini, eh? Perché questo è un altro lavoro che io poi dovrò fare, perché mi devo controllare le scadenze. Profumo, profumo. Allora, questi, mamma, guarda come sono belli, ragazze. No, io li adoro, io vi adoro. Allora, facciamo una cosa, però. Tutti questi li mettiamo qua. Allora, ragazze, io uso speriamo che a me mi regge il telefono, perché viene più di mezz'ora questo video. Io lo sapevo, se mi mettevo a parlare delle aziende. Allora, ragazze, questo qui vi faccio vedere io come mi organizzavo prima. Ora sposto tutti questi campioncini, faremo un sacco di video perché, ragazze, tengo un borsone pieno, 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 pieno di campioncini. E poi devo controllare le scadenze pure. Ricordatevi. Allora, ragazze, queste lenti. Aspettate. Allora, profumo, profumo, profumo. Aspettate, mamma mia, come si fa? Questa è quella là che mi volevo prendere, la cosa grande, il Sensitive Camomile. Ci sono dei prodotti che non ci sono più, però. Mi sembra. Devo controllare un poco. Allora, ragazze, siccome questi qua, mi sembra che sono i campioncini vecchi, non mi muovete. Ecco, pigliamo i shampoo, va? Andiamo più sul sicuro, ragazze, perché questi me li devo prima controllare da sola. Guardate quante buste! Ecco, ragazze, pigliamo gli shampoo, perché io mi ricordo che questo fu l'ultimo ordine di Iver che io feci. Vedete? E mi presi un sacco di shampoo, che mia sorella ha detto che vuole. Chissà se ce l'ho quello dei capelli ricci. Penso di sì. Vedete? Al lato stanno le scadenze. Non ci vedo proprio. Non ci vedo. Sì, 2020. Sì, ragazze, controllate sempre. Allora, io che faccio? Vedete tutti questi fogli? Vi ho detto, ragazzi, viene lungo, il video. Allora, io che faccio? Io facevo così. Perché, ragazze, dovete tenere tutto ordinato le aziende. Farò la stessa cosa,
Io farò la stessa cosa anche di quella là di detersivi. Allora, questo qui, mamma mia, come faccio a sapere? Non sa scritto in francese. Ah, questo è lo shampoo e la maschera. Però non mi ricordo, ragazzi. Allora, io piglio tutti questi qui. Poi, ah, questo è per il colore. Colore, colore. Madonna, mamma mia, ragazzi. Colore, per esempio, questo lo devo fare a chi fa? Alle clienti che fanno il colore. Questo mi sembra che è buono pure per me. Madonna, io le adoro i shampoo, i brochet. Aspettate. Quindi questo li mettiamo qua. Vedete, ragazze? Poi vi faccio vedere piano piano. Allora, vediamo se ci. Allora, uno, due. Ecco, vedi, stanno uscendo gli altri. Facciamo prima un pacchettino. Poi mi scrivo quale shampoo sono. Mi sembra. Ah, questo è lo shampoo, ragazzi, è riparatore. Quello che uso pure io, però questo non è quello vecchio. Io ho usato il vecchio, quindi qua sto a posto con gli shampoo. Cioè, voi vi la. Non c'è bisogno nemmeno altro poco. I campioncini che. E poi ve li regala nel pacco. Avete capito? Questo che cos'è? Ah, questo è sempre. Ah, questo è per l'inquinamento. Questo non mi ricordo. Questo non mi ricordo. Mi sembra che per i capelli ricci non ce l'ho. Hai visto? Proprio quello dei capelli ricci per Monica. Non c'ho. Quindi aspettate. Ah, questo. Ah, mi ricordo perché alcuni gliel'avevo dati a Robertina. Questa è una maschera e questa è una maschera. Ora faccio una cosa però. Questi due che sono piccoli li mettiamo qua. Perché sennò è peccato che uno consuma più cose. Perché sennò ci vogliono troppe cartellette. Quelle. Aspettate, ragazze, poi mettiamo. Magari metto due linee. Perché sennò. Ragazze, è peccato. Allora, metto questa, che poi andiamo. Questa è quella. L'ho messa tutti contro. Maro, ragazze, non ho mai fatto un video così lungo. Ma vabbè, i brochet, aspettateveli lunghi. Allora, ragazze, questo è per il colore. Poi vi faccio vedere tutta l'organizzazione. E mettiamoci queste due piccoline. Vabbè, poi qua per esempio ci metterò qualche altra cosa. Quindi ho i campioncini, ragazzi, li tengo così, non li metto nello scatolo io. Perché poi sotto altri video vi faccio vedere con la scheda. Perché io ho la scheda poi che stampo del prodotto. Avete capito come faccio? E quindi questo non ho capito perché cos'è, ragazze. Mettiamocene un'altra perché.